Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. Cronicità, innovazione e servizi cognitivi. Le sfide della professione alla prossima edizione di Farmacista Più. Fondamentale aggregare i farmacisti. Le priorità di Fofi e Federpharma a Farmacista Più. AIFA, accordo Stato-Regioni sul fondo per la farmacovigilanza. Integratori alla curcuma, l'Istituto Superiore di Sanità avverte, salgono a 19 i casi di epatite acuta. Le prospettive della nuova governance sanitaria, l'equazione per garantire la qualità dei servizi e la sostenibilità del sistema saranno al centro della sesta edizione di Farmacista Più, il congresso dei farmacisti italiani su iniziativa di Fofi, Utifar e Fondazione Cannavò, con la partecipazione di Federpharma e organizzato da Edra. L'evento, che si svolgerà il 4 e il 5 ottobre al MICO a Milano, è stato presentato alla stampa ieri nel capoluogo lombardo, durante una conferenza organizzata presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti di Milano. I temi cardine della sesta edizione, dal titolo Conoscere, Innovare, Evolvere, strategie della professione per l'efficienza e la sostenibilità del sistema sanitario, saranno l'evoluzione professionale, la presa in carico e la gestione efficace delle cronicità, l'innovazione scientifica, la misurazione degli effetti delle liberalizzazioni sui livelli di efficienza del sistema farmacia, la semplificazione e l'integrazione per arrivare a garantire omogeneità e sostenibilità al sistema sanitario nazionale. Il collega Marco Malagutti ha raccolto per Federpharma Channel l'intervento di Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente del Comitato Scientifico di Farmacista Più e presidente di Fondazione Cannavò. Ascoltiamolo. Il Congresso Nazionale dei Farmacisti Italiani. E quindi sostanzialmente i temi centrali ruotano attorno a quattro parole. La prima, competenze, che vuol dire saperi. La seconda, il ruolo che deriva dal possesso di queste competenze. La terza, la declinazione di una utilità sociale che sia percepita dalla comunità e recepita a livello istituzionale. E la quarta, come conseguenza logica, la possibilità di ampliare le prospettive occupazionali e di dare adeguata remunerazione a queste competenze. Per quanto riguarda in particolare il ruolo svolto dal farmacista, il concetto della remunerazione legato al riconoscimento dell'onorario professionale. Un onorario professionale che deriva non soltanto dalla dispensazione di un farmaco, ma anche del servizio aggiunto che il farmacista deve saper e poter garantire per migliorare i livelli di efficacia delle terapie farmacologiche e per conseguenza ottenere anche un miglior governo della spesa. Maggiore sarà il livello di capacità di erogare questi servizi, che sono cognitivi e infungibili, maggiore sarà il livello di espressione di un ruolo. Questi sono i concetti complessivi che naturalmente avranno approfondimenti di tipo scientifico attraverso tematiche inerenti all'evoluzione del comparto farmaceutico, le tematiche di maggiore rilievo che peraltro formano anche oggetto di un apposito capitolo del premio Leopardi, l'antibiotico resistenza. Grande soddisfazione per la nuova edizione di Farmacista Più è arrivata dal presidente della Federazione Ordine Farmacisti Italiani Andrea Mandelli e dal presidente di Federpharma Marco Cossolo, che a margine della conferenza di presentazione ai microfoni di Federpharma Channel hanno spiegato l'importanza dell'evento per la categoria. Mandelli ha definito la sesta edizione di Farmacista Più come un momento nel quale fare il punto della situazione del mondo del farmaco e della farmacia, per poi ripartire con ancora più slancio. Pensiero condiviso anche dal presidente di Federpharma, che si augura una sempre maggiore aggregazione tra i farmacisti. Sentiamo le loro parole. Quello che è importante è che la sesta edizione dimostra la giustezza della nostra intuizione, cioè quella di dare una possibilità a tutte le realtà che animano il settore
del mondo del farmaco, della farmacia, di avere un momento nel quale dibattere, confrontarsi, fare proposte o anche criticare, perché tutto è giusto e tutto è lecito. Quindi un momento nel quale fermarsi per fare il punto della situazione e ripartire ancora con più slancio in un mondo complicato, non solo per la nostra professione, ma un po' per tutte le professioni. Non c'è una professione in questo momento che non abbia un momento di criticità o di tensione al proprio interno. Noi abbiamo un progetto importante che abbiamo voluto tutti gli anni incrementare con dei riscontri legislativi che lo rendessero attuabile, quindi il nostro progetto del 2006, quello di Palazzo Marini, non è una facile volontà di un presidente di fare un set di slide da presentare nei convegni provinciali, ma un'idea precisa su cui far evolvere una professione, e devo dire che su quell'idea precisa la professione sta fondando il proprio futuro. Il futuro della farmacia, ma credo anche della professione di farmacista, ma della farmacia, io di quella mi occupo, si basa su due concetti, uno il noi e l'altro insieme. Noi siamo fortemente convinti di questo e abbiamo improntato tutta la nostra attività politica al lavoro insieme alle altre organizzazioni di categoria, a cercare di rendere i farmacisti più possibile aggregati tra di loro. Speriamo che sia l'ultimo anno in cui facciamo in collaborazione, ma nel prossimo anno si riesca a essere partecipi tutti, a tutti gli effetti, di tutte le manifestazioni che riguardano la professione e la farmacia. La conferenza Stato-Regioni ha sancito l'accordo per l'utilizzo dei fondi di farmacovigilanza attiva relativa agli anni 2015, 2016 e 2017, attraverso cui l'Agenzia Italiana del Farmaco erogherà alle regioni i fondi per finanziare iniziative di farmacovigilanza. Lo rende noto l'AIFA, sottolineando che rispetto agli scorsi anni l'accordo prevede uno specifico finanziamento per progetti di dimensioni nazionali destinati allo studio di efficacia e sicurezza dei farmaci utilizzati nel real world. L'introduzione di tale tipologia di progetti, ha spiegato Anna Rosa Marra, dirigente dell'area vigilanza post-marketing, che vedranno per la prima volta il coinvolgimento contemporaneamente di tutte le regioni, risponde alla crescente necessità di produrre solide evidenze trasferibili sull'intero territorio nazionale. Sono giunti ringraziamenti per l'accordo anche dal direttore generale dell'AIFA, Luca Libassi, al ministro della Salute, Giulia Grillo, perché in questo modo sarà possibile rendere più efficiente il sistema nazionale di farmacovigilanza. Non si fermano le segnalazioni di casi di epatite colestatica acuta collegate al consumo di integratori a base di curcuma. L'ultimo aggiornamento sul sito del Ministero della Salute riferisce come l'Istituto Superiore di Sanità abbia segnalato al 7 giugno 19 casi di epatite colestatica acuta non infettiva e non contagiosa riconducibili al consumo di curcuma. Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile. In attesa delle analisi, il Ministero invita i consumatori, a titolo precauzionale, a sospendere il consumo di tali prodotti. Tutti i lotti dei prodotti segnalati sono riportati nell'edizione odierna di Filodiretto. Questa era la nostra ultima notizia. Federfarma Channel vi dà appuntamento a domani con una nuova edizione dello spazio dedicato all'informazione.